Stanno microfonando il ministro e intanto io vi do ufficialmente il benvenuto alla 70ª edizione della nostra festa democratica dell'unità. Benvenuti. Piacere. Buonasera. Presento subito, l'avete già applaudita, la conoscete il ministro Maria Elena Boschi, stasera parlerà insieme al direttore della TV locale VCO Azzurra della riforma costituzionale. Noi siamo orgogliosi di ospitarti qua, quest'anno è la nostra 70ª edizione, siamo orgogliosi della storia e dell'eredità che per tutta questa evoluzione del partito ci portiamo dietro. C'è una piccola mostra davanti al nostro banco di beneficenza, speriamo che quei volti, quelle facce ricordino a tutti, anche perché vogliamo continuare a far crescere questo paese con il Partito Democratico. E ringrazio ancora tutti i volontari che ci danno la possibilità tutti gli anni di vivere questi momenti. Buon ascolto. Bene, grazie a tutti voi per essere così numerosi, lo merita l'importanza dell'argomento, la riforma costituzionale, lo merita l'ospite, la ministra Maria Elena Boschi, che l'iter della riforma costituzionale ha seguito passo passo lungo il lento, difficile, articolato procedere nelle aule parlamentari. Consentitemi di salutare anche le telespettatrici e i telespettatori di VCO Azzurra TV che ci seguono, quindi anche loro, pur essendo non qui con noi, hanno la possibilità di seguirci. Per prepararmi a questo incontro, impegnativo per me sicuramente, ho sentito un po' di gente, ho fatto una specie di piccola indagine, un piccolo sondaggio. Devo dire che 5 intervistati su 10 sanno che andremo a votare per un referendum. Alla domanda di cosa tratti questo referendum, qui purtroppo la situazione si è complicata. Qualcuno mi ha detto, ma sì, cambia il Senato, non ci saranno più le province, punto e basta. Diciamo che siamo davvero di fronte a una mancanza di informazione molto grave e quindi io credo che sia importante che tutti, il comitato per il sì, il comitato per il no, i partiti e anche noi giornalisti facciamo la nostra parte per consentire alla gente di andare a votare al referendum in maniera responsabile e consapevole. Non sarà facile, siamo di fronte a una riforma molto complessa, composta da 41 articoli che ne modificano 47 della Costituzione e quindi è un impegno che ci assumiamo tutti e che iniziamo questa sera con la ministra Boschi. E iniziamo subito. Abbiamo a disposizione una 50ina di minuti. Vi avverto già che dovremo fare un'interruzione di 10 secondi solo per ragioni tecniche. Allora, partiamo dalla genesi di questa riforma. Io credo che se facciamo un sondaggio oggi, le priorità degli italiani sono la sicurezza, l'immigrazione, il lavoro per i giovani, la lotta alla corruzione e chi più ne ha più ne metta. Credo che la riforma istituzionale non rientri tra le priorità della gente comune. Perché invece è diventata una priorità per il vostro governo? Beh, buonasera a tutti intanto e mi fa molto piacere essere qui. Questo devo dirlo con sincerità perché ora, visto che siamo in diretta televisiva, non so se si può fare, ma siamo anche tra amici e amiche del partito. Certo. E l'onorevole Borghi era il mio compagno di banco alla Camera. Quindi, come a scuola, quando ovviamente uno chiacchiera tra un intervento e un altro, mi ha fatto una testa così, ovviamente, su questo territorio, sulla bellezza di questo territorio. E quindi finalmente sono contenta di vederlo dal vivo, avevi ragione, per cui mi fa molto molto piacere. Veramente bello arrivare in mezzo alle montagne, è stato spettacolare. Ma sicuramente noi sappiamo benissimo che la priorità resta comunque, io direi, il lavoro essenzialmente, non soltanto per i giovani, soprattutto per i giovani, ma non solo per i giovani, perché sappiamo che è una priorità per tutti noi ed è una priorità anche per il governo. Dall'inizio del nostro lavoro alla sera quando andiamo a casa. E sicuramente è stata una priorità nell'agenda del Partito Democratico, nell'agenda di questo governo,
in questi due anni. Non a caso una delle prime riforme che abbiamo presentato è stata proprio quella del mercato del lavoro, unita anche a delle misure di carattere fiscale. Basta dire che abbiamo previsto che nessuno debba pagare le tasse per tre anni se assume a tempo indeterminato, e i risultati si cominciano a vedere, anche se il lavoro da fare è molto ancora. Però insieme alla sicurezza, all'immigrazione, al lavoro, noi crediamo che anche le riforme istituzionali della Costituzione e della legge elettorale siano importanti per il nostro Paese per tante ragioni. La prima, perché è un impegno, e quando si prende un impegno con i cittadini, gli impegni si mantengono. Tutti noi in campagna elettorale, quando ci siamo presentati agli elettori, abbiamo detto che avremmo reso il nostro Paese più semplice, più efficace, avremmo fatto in modo che funzionasse meglio, e questo dovevamo ottenerlo attraverso le riforme costituzionali, attraverso una nuova legge elettorale che desse anche più stabilità al nostro Paese. Io credo che quando si mette la faccia in una campagna elettorale e ci si impegna con i cittadini, poi le promesse si mantengono. E lo abbiamo fatto anche quando in Parlamento abbiamo chiesto la fiducia alla Camera e al Senato all'inizio dell'attività di questo governo, e chiedendolo, come è giusto che sia, al Parlamento ci siamo rivolti anche ai cittadini che ci ascoltavano, e nel presentare il nostro programma abbiamo detto che le riforme costituzionali sarebbero state al centro dell'agenda. Perché? Perché nel momento stesso in cui è nata questa legislatura, questo Parlamento, nel momento in cui abbiamo chiesto al presidente Napolitano di accettare un secondo mandato, perché eravamo in una fase di blocco, di stallo, vi ricorderete che non riuscivamo a eleggere il presidente della Repubblica e che c'erano i cittadini fuori dalla Camera dei Deputati che ci aspettavano abbastanza arrabbiati di fronte a questo immobilismo, a questa palude. E quando il presidente Napolitano generosamente ha accettato un secondo mandato, in Parlamento non ha mandato a dircele dietro. Ha detto: io ci sono, ma se questo Parlamento decide di affrontare quelle riforme istituzionali che per tanti anni sono state promesse e poi non sono mai state realizzate. Ma perché ci servono queste riforme costituzionali? Secondo me ci servono anche per dare una risposta a quei problemi del lavoro, della sicurezza, dell'immigrazione. Lo so che può sembrare strano. Io non voglio venirvi a raccontare che la riforma costituzionale sia la risoluzione di tutti i problemi, per carità. Però io credo che per affrontare meglio i problemi, le esigenze dei cittadini, delle famiglie, degli imprenditori, dei lavoratori, occorra uno Stato che funzioni meglio. E allora, per poter dare anche attuazione concreta a quei diritti che la nostra Costituzione prevede per ciascuno di noi nella prima parte, quei principi fondamentali in cui tutti noi ci riconosciamo, e lo dico in una terra che tanto ha dato anche perché quei valori venissero affermati e che non vengono messi in discussione da questa riforma, perché non viene toccata la prima parte della Costituzione da questa riforma, perché quei valori per i quali tanti uomini e tante donne hanno lottato e si sono impegnati, hanno dato anche la vita, possano però essere più concreti, occorre un'organizzazione dello Stato che funzioni meglio. Ecco perché dobbiamo cambiare quella seconda parte della Costituzione che invece riguarda proprio il funzionamento dello Stato, l'organizzazione dello Stato a tutti i livelli di governo del territorio, dallo Stato centrale alle regioni, agli enti locali. Abbiamo bisogno di uno Stato più semplice, e questo è l'obiettivo che si prefigge questa riforma costituzionale. Benissimo, quindi entriamo adesso nel merito di questa riforma. Il nodo di cui si parlava da anni era quello del bicameralismo perfetto. Queste due camere che facevano le stesse cose, che allungavano i tempi all'infinito. Voi questo l'avete affrontato. Come? Sì, sono tanti e tanti anni che si parla del superamento del bicameralismo perfetto. Se ne parla in Parlamento negli ultimi 30 anni, da quando si sono alternate varie commissioni che hanno approvato o proposto varie riforme costituzionali che superassero il bicameralismo, ma è una discussione che, se vogliamo, nasce già in sede di Assemblea Costituente, quindi proprio all'inizio, prima ancora che entrasse in vigore la nostra Costituzione. Perché tutti sapevano benissimo che la soluzione trovata del bicameralismo paritario, che vuol dire che Camera e Senato hanno
gli stessi identici poteri, svolgono le stesse funzioni, fanno la stessa identica cosa, Camera e Senato oggi, col bicameralismo paritario, è un sistema che non era adeguato rispetto ad una società che ha cambiamenti rapidi, che va di corsa e che ha bisogno che il Parlamento sia in grado di decidere e di decidere in tempi rapidi, di decidere in tempi certi, come avviene del resto in tutte le altre democrazie occidentali. Basta dire che nel Consiglio d'Europa, ci sono 47 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, oltre all'Italia solo altri due paesi hanno un sistema che si basa sul bicameralismo paritario. Oggi abbiamo detto Camera e Senato fanno le stesse identiche cose. Questo vuol dire che se dobbiamo approvare una legge occorre che Camera e Senato si trovino d'accordo e votino lo stesso identico testo. Se la Camera, per esempio, cambia anche di una sola virgola, e non è un modo di dire, se davvero cambia anche solo di una virgola una legge, si rimanda al Senato e si ricomincia da capo. E spesso non bastano anni per approvare una legge. Allora, cosa abbiamo detto? Adesso, con la riforma costituzionale, sarà la Camera dei Deputati ad avere l'ultima parola, a poter accogliere o non accogliere le proposte di modifica che magari verranno dal Senato, le proposte di legge che nasceranno al Senato, ma sarà la Camera a dire la parola finale, a farlo in tempi certi. Sui provvedimenti più importanti il Parlamento dovrà decidere in 70 o in 90 giorni. È un forte elemento di semplificazione e di efficienza. Voi pensate al rapporto che ciascuno di voi ha come cittadino, come lavoratore, con la pubblica amministrazione. Uno dei problemi fondamentali è che spesso, se chiedete un'autorizzazione, un permesso, un certificato, dovete attendere settimane, mesi, a volte anni, per alcune concessioni edilizie o permessi per alcune attività. E io credo che per ciascuno di voi, paradossalmente, sarebbe meglio sentirsi dire un no, ma sentirselo dire in tempi certi, che stare in sospeso per mesi o per anni, per investimenti, per costruire, per fare delle scelte. Pensate che per il governo, che ha la responsabilità di decidere per tutto il paese, per tutti i cittadini, non sia lo stesso. Noi preferiamo che il Parlamento decida, magari dicendo anche che non è d'accordo con una proposta che viene fatta, io mi auguro che sia d'accordo, ma che lo faccia in tempi certi, perché altrimenti perdiamo occasioni di lavoro, opportunità di crescita, di sviluppo economico. E non siamo competitivi nemmeno rispetto ai nostri partner europei, che hanno invece un sistema in cui le decisioni vengono assunte più rapidamente e riescono a stare dietro al cambiamento molto più rapidamente di noi. E quindi la Camera ha l'ultima parola. Il Senato che cosa fa? Che cosa resta al Senato? Beh, il Senato sicuramente vede ridursi moltissimo la propria competenza legislativa, quindi la propria voce in capitolo, diciamo, sulle leggi è ridotta. Sulle leggi più importanti il Senato mantiene un ruolo uguale a quello della Camera. Se dovessimo ricambiare la Costituzione, Senato e Camera, come oggi, avranno gli stessi identici poteri, perché crediamo che per la Costituzione sia giusto che ci sia questa forma, diciamo, di garanzia, che sia Camera e Senato possano esprimersi nello stesso modo, o per le leggi quadro più importanti. Ma nel 90% dei casi, quindi le leggi, diciamo, di attuazione, di approvazione più quotidiana, sarà la Camera ad avere l'ultima parola. Il Senato quale ruolo può svolgere? Sicuramente ha ridotto i propri poteri legislativi, ma svolge delle funzioni nuove, che oggi non ha, che sono invece di controllo della pubblica amministrazione, di controllo dell'impatto delle politiche comunitarie sui territori, di attuazione delle leggi. E io credo che un Senato in cui stanno sindaci e consiglieri regionali, quindi che è un Senato delle autonomie, che dà voce ai territori, e che nella sua indipendenza, proprio perché rappresenta i territori, le regioni e i comuni, svolge quella funzione di controllo, rappresenta una voce autorevole anche per le scelte che poi dovrà fare la Camera e il Governo. E io credo che un Senato in cui si porta finalmente la voce dei territori sia anche un Senato che ha una autorevolezza nelle scelte che poi devono assumere Governo e Camera, e ce l'ha in modo trasparente.
Voi sapete che oggi c'è la conferenza Stato-Regioni in cui vengono assunte molte decisioni che riguardano i territori, in cui il governo nazionale dialoga con le regioni e in conferenza unificata anche con gli enti locali. Ma non c'è la trasparenza che c'è in Parlamento. In Parlamento i lavori sono pubblici. Voi potete vedere quello che facciamo o non facciamo, seguire in diretta ogni singolo minuto. E allora il nuovo Senato diventa la casa di vetro trasparente in cui questa discussione tra Stato centrale e territori trova finalmente casa ed è sottoposta alla valutazione dei cittadini, allo sguardo dei cittadini. Lei sa che una delle obiezioni è però che abbiamo tolto ai cittadini il potere di eleggerla questa seconda Camera, l'abbiamo data in capo alle consigli regionali, quindi diciamo elezioni di secondo grado. Perché non possono essere i cittadini a eleggere il Senato? È vera in parte questa affermazione, nel senso che è vero che nel Senato, lo abbiamo detto ora, saranno i consiglieri regionali, io immagino anche i presidenti di regione. Nella proposta iniziale del governo i presidenti di regione erano membri di diritto del Senato, poi il Parlamento ha cambiato questa parte, come ne ha cambiate altre della proposta del governo, e poi ci saranno i sindaci. Nella proposta del governo erano molto più numerosi i sindaci, il Parlamento ha deciso di ridurre la percentuale dei sindaci presenti, ma avranno un ruolo importante. Io non credo però che qualcuno di voi possa dubitare che i sindaci o i consiglieri regionali li eleggiate voi, perché i sindaci e i consiglieri regionali li scegliete voi, spesso anche con voto di preferenza, di diretto, diciamo, sulla singola persona. Quello che accadrà con il nuovo Senato è che tra i sindaci e i consiglieri regionali che noi abbiamo eletto, i cittadini, nel momento in cui votano per i consiglieri regionali, dovranno indicare anche quali tra questi consiglieri regionali ritengono che dovrà rappresentarli in Senato, perché ovviamente non saranno tutti, saranno una parte dei consiglieri del Piemonte, una parte della Lombardia, eccetera. Il consiglio regionale dovrà prendere atto di questa indicazione che verrà da parte dei cittadini. Cosa comporta però questo nuovo Senato in cui vengono rappresentati i territori in questo nuovo modo? Intanto che da 315 senatori si arriva a 100 senatori soltanto, come per esempio prevede il Senato degli Stati Uniti d'America, che sono molto più numerosi di noi, la Germania ne ha 69, noi 315. E dall'altro che, proprio perché svolgono già un incarico di sindaci e consiglieri regionali, non avranno indennità aggiuntive per questo incarico. Quindi di fatto questa è una riforma che riduce i costi, diciamo, del 30% dei parlamentari. E io credo che sia anche un segnale molto bello e di responsabilità che ci siano parlamentari che hanno votato a favore di una riforma che riduce del 30% la loro possibilità di tornare in Parlamento, ma anche sindaci e consiglieri regionali che sostengono questa riforma con impegno, anche se sanno che non prenderanno indennità aggiuntive, quindi che non ci vanno a guadagnare di più, anzi i consiglieri regionali, ora in Piemonte diciamo è già stato in parte attuato, ma i consiglieri regionali andranno a guadagnare di meno, perché guadagneranno non più del sindaco della città capoluogo di quella regione. E metterlo in Costituzione ha un valore diverso, intanto perché vale per tutta Italia e non per le singole regioni virtuose che hanno scelto questa strada, ma poi non può essere più messo in discussione, perché un domani che in Piemonte c'è un'altra giunta, un altro consiglio regionale con un'altra maggioranza, la legge regionale che c'è oggi sulle indennità dei consiglieri può essere cambiata, si può tornare al vecchio sistema. Se la metti in Costituzione è un po' più complicato ricambiarla, perché devi fare una revisione costituzionale. Io credo che in un momento in cui si è chiesto molto ai cittadini di fare sacrifici, di stringere la cinghia, diciamo così, e anche un periodo in cui ci sono tanti partiti, anche di opposizione, prevalentemente di opposizione, che ci vengono a dire che sono per la riduzione dei costi della politica, per la sobrietà, per la riduzione del numero dei parlamentari, noi l'abbiamo votata questa riforma e lo facciamo davvero e ci impegniamo con i cittadini perché al sì al referendum poi possa essere attuata. Altri
Lo promettono in campagna elettorale per prendere voti, ma poi, quando c'è una proposta seria in Parlamento, votano contro. Sì. Senta, l'articolo 31 ridefinisce alcune competenze tra Stato e Regione. Allora, dopo la stagione del regionalismo degli anni 70, del federalismo per la verità più a parole che nei fatti della fine degli anni 90, c'è chi dice che si torna al neocentralismo, perché voi svuotate le regioni di alcune competenze. È vero e di quali competenze? Più che di neocentralismo io parlerei di semplificazione ancora una volta. Perché anche nella riforma del titolo quinto, quindi del rapporto tra Stato e Regioni, quello è l'obiettivo, semplificare. Intanto, questa è una riforma che, come abbiamo visto, per la prima volta riconosce alle autonomie ruolo di legislatore nazionale, perché sedendo nel Senato, facendo parte del Senato, quei sindaci e quei consiglieri regionali partecipano alle decisioni a livello nazionale, non le subiscono poi sui territori o non devono adeguarsi o fare scelte con leggi regionali, ma partecipano fin dall'inizio alle decisioni nel nuovo Senato. E poi è vero sicuramente che una parte delle competenze che oggi sono condivise tra Stato e Regioni tornano in capo allo Stato, ma questo non per punire le Regioni. Abbiamo bisogno di fare più chiarezza, perché la sovrapposizione di competenze tra Stato e Regioni spesso ha portato a non sapere chi doveva fare cosa. E quindi da un lato ha portato a ricorsi continui, Stato contro Regione, Regioni contro Stato, che poi cosa comporta? Che per mesi magari dobbiamo aspettare che la Corte Costituzionale ci dica chi ha ragione, ma in quei mesi si blocca tutto. Si blocca per lo Stato, si blocca per le regioni, ma si blocca per i cittadini, perché nel frattempo non si sa che cosa si deve fare. Ma aver poi dato in alcune materie la possibilità ad ogni regione di scegliere in modo diverso ha comportato di fatto che se Enrico Borghi decide di cambiare lavoro e si mette a fare l'autotrasportatore e prende un camion e con un carico eccezionale vuole andare fino in Sicilia, deve chiedere un permesso diverso ad ogni regione che attraversa. Se vuole aprire una fabbrica qua e deve mettere i rubinetti per consentire ai lavoratori di rispettare le norme igieniche perché magari produce dei salumi o dei formaggi e poi gli va talmente bene che apre un altro stabilimento in Liguria, deve seguire delle regole diverse. E magari è sempre Enrico Borghi che deve studiarsi la legge del Piemonte, la legge della Liguria, perché magari avrà un'azienda che non ha 20 avvocati di studio legale che gli consentono di imparare le leggi di ogni singola regione. E allora dire che si sceglie a livello nazionale che vale per tutto il territorio vuol dire semplicemente maggiore semplicità per i lavoratori, per gli imprenditori, per i cittadini. Poi abbiamo anche detto che se ci sono delle regioni che su alcune materie hanno dimostrato magari di essere più capaci, che sono in grado di dare risposte più avanzate per i loro cittadini, ma hanno anche dimostrato di saper gestire bene le risorse pubbliche e quindi sono in equilibrio di bilancio, allora si può decidere di dare maggiori margini di autonomia a quella regione, in modo differenziato, a seconda della meritevolezza o meno. Se quella regione è efficiente e capace ce l'avrà, se una è meno efficiente e meno capace è giusto che segua le regole dello Stato, perché i cittadini sono uguali in tutta Italia e non è giusto che abbiano meno servizi, meno diritti in una regione che in un'altra. Questo è l'obiettivo della riforma, non punire le regioni, perché noi sappiamo che ci sono tante regioni che sono state amministrate bene e che sono amministrate bene. Credo però che sia stata una norma giusta, sana, aver previsto in Costituzione con questa riforma che se però qualcuno ha amministrato male e ha gestito male la propria regione e ogni riferimento a precedenti gestioni del Piemonte è voluto o altre regioni o altri territori fa quello che succede nelle aziende private. Se l'amministratore sbaglia, quindi se il sindaco, se il consigliere regionale sbaglia, deve andare a casa.
perché non è possibile che si gestiscano le risorse pubbliche come se non fossero di nessuno. Le risorse pubbliche sono di tutti, non di nessuno, e quindi vanno gestite bene. Chi sbaglia non può restare. Senta, prima... prima della interruzione tecnica, una domanda sulle province. L'articolo 29 le cancella come parola dalla Costituzione. Perché avete fatto questa scelta? Perché ritenevate che non fossero più utili? E la seconda domanda, visto che prevedete in riforma costituzionale che verranno cancellate, era proprio necessario fare questo passaggio intermedio per cui oggi noi abbiamo delle province un po' un aborto di secondo grado, senza soldi, con funzioni? Cioè, non poteva essere un percorso più lineare. Le aboliamo e finché non sono abolite continuiamo con le vecchie province. Mettere d'accordo tutti è sempre difficile, perché se fai il passaggio brusco e cancelli e basta, dici beh, ma dall'oggi al domani non eravamo pronti. Se fai una fase di transizione in cui dai tempo di organizzare un diverso tipo di funzioni, di attività, e non va bene il momento di passaggio, quindi è difficile accontentare tutti. È ovvio che oggi siamo in una fase di passaggio verso l'abolizione definitiva delle province, che potrà avvenire soltanto con la riforma costituzionale. Però sappiamo chiaramente che in tutte le fasi di passaggio ci sono anche delle difficoltà. Io dico sempre, quando tu fai un trasloco per andare a stare in una casa più bella e più grande, nella fase in cui fai il trasloco qualche contrattempo ci può essere, qualche difficoltà a trovare negli scatoloni dove hai lasciato i calzini magari ce li hai, però poi vai a stare in una casa più bella, più grande che hai voluto. Io credo che questa fase, con anche alcune difficoltà e complessità, il presidente della provincia, insomma, potrebbe farci il suo elenco, come in altre province, però per la prima volta ha previsto che siano i sindaci e i consiglieri comunali, chi amministra il territorio, a dover gestire la provincia e a farlo come se fosse una grande associazione di comuni, in cui si gestiscono insieme dei servizi per i cittadini, delle funzioni fondamentali per il territorio, ma senza la classe politica che comporta oneri, costi. Ma questo non semplicemente perché ci serviva per risparmiare 320 milioni di euro, che comunque abbiamo risparmiato e non sono da buttare via, ma perché non esistono altri paesi europei in cui abbiamo 4 livelli di governo del territorio. Quindi togliere le province significa togliere un livello di governo del territorio, che vuol dire togliere un livello di permessi, di certificati, di autorizzazioni, di burocrazia. Quindi sempre nell'ottica della semplificazione. Allora, dopo la riforma, visto che aboliamo definitivamente le province, cosa resta? Restano gli enti di area vasta, come è previsto nella riforma. Quindi cosa restano? Comuni, territori, che gestiscono insieme dei servizi, delle funzioni per i cittadini. Peraltro, nella riforma costituzionale è previsto che si tenga conto della specificità delle zone montane, quindi quando si dovrà ridisegnare eventualmente i confini anche territoriali e decidere cosa dovranno fare questi enti di area vasta, perché sui confini anche le regioni dovranno dire la propria, mentre sulle funzioni sarà comunque una scelta unitaria. Laddove ci sono delle specificità, e riguarda questo territorio, ma riguarda Belluno, riguarda Sondrio, si dovrà tener conto ovviamente di un territorio che ha delle caratteristiche geografiche e specifiche, e quindi anche poi nell'individuare come svolgere lì quei servizi occorrerà ricordarsene. Quindi non ci toglierete il sogno che ci avete appena dato dell'area montana? No, anzi, diciamo che con un lavoro notevole dei parlamentari, appunto, Enrico Borghi e gli altri nostri colleghi di altre province, d'accordo chiaramente col governo, è stato inserito e quindi riconosciuto in modo puntuale. Benissimo, abbiamo una brevissima interruzione di 10 secondi che consente tecnicamente alla televisione di staccare. Una delle contestazioni che vengono fatte in questa riforma riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Perché dal settimo scrutinio, mi corregga se sbaglio, è previsto che sia sufficiente per eleggere il Presidente della Repubblica, siano sufficienti 3/5 non degli aventi diritti, ma dei votanti. Siccome i votanti saranno di meno, non sono più i 1000 di oggi, saranno i 630 più i 100 senatori. Qualcuno ha detto, se ci sono 20 votanti con 11, parte che non credo perché ci vorrà il numero legale, immagino, no?
Ma più che altro bisogna guardare anche alla realtà dei fatti. Qualcuno di voi si immagina che un parlamentare che ha diritto a poter esprimere un voto per l'elezione del Presidente della Repubblica sarà a casa? Cioè, io voglio vedere chi non parteciperà all'elezione del Presidente della Repubblica, perché è una grande opportunità ed è un grande onore far parte del collegio, diciamo, che sceglie il Presidente della Repubblica. Quindi io vorrei vedere chi è pagato per farlo, riceve questo grande onore di rappresentare tutti i cittadini italiani nello scegliere il Presidente della Repubblica, starà a casa. Quindi io credo che difficilmente non coincideranno i partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica con chi ha il diritto di voto. 630 più 100 senatori vuol dire che 730 persone scelgono il Presidente della Repubblica, che nel nostro sistema è scelto dal Parlamento, come sapete, non direttamente dai cittadini. E abbiamo deciso di mantenere nella riforma costituzionale il sistema attuale parlamentare e di mantenere l'elezione da parte del Parlamento del Presidente della Repubblica. È ovvio che riducendo il numero dei senatori si riduce il numero dei soggetti che eleggono il Presidente della Repubblica, ed è ovvio che in un Senato in cui già ci sono i consiglieri regionali e i sindaci non vai poi ad aumentare i partecipanti con i delegati, certo, delle regioni, perché ci sono già i rappresentanti delle regioni nel Senato. Ma mantenere la percentuale dei 3/5 dà garanzie maggiori della Costituzione attuale, perché voi sapete che nella Costituzione attuale si arriva alla maggioranza assoluta. I 3/5 sono di più. Però ci tanti, sono... Sì, ma difficilmente non corrisponderanno. Io vi posso garantire che difficilmente non corrisponderanno, e chi deciderà di non andare a votare si assumerà la responsabilità, certo, di non aver partecipato. Chi sta a casa ha sempre torto, onestamente. Se non vai a votare è un problema di chi decide di non rappresentare i cittadini che l'hanno votato e che gli hanno chiesto di andare in Parlamento a far sentire la loro voce, sinceramente. Ma 3/5 serve ad evitare che, ammesso che rimanga anche in futuro, anche con altri parlamenti, anche con altre maggioranze, tra 30 anni, 40 anni, una legge elettorale maggioritaria come l'Italicum, perché non è detto, non è previsto in Costituzione, quindi potrebbe cambiare nel tempo, anche mantenendo una legge elettorale maggioritaria, chi vince le elezioni non ha da solo i numeri per eleggere il Presidente della Repubblica. Quindi resta un organo di garanzia, proprio perché non può eleggerlo da solo chi vince le elezioni. Quindi non vengono diminuite le garanzie, vengono aumentate. Se vogliamo, oggi è un puro caso, per esempio, che il Presidente della Repubblica negli ultimi anni non sia stato eletto da Forza Italia, semplicemente perché quando arrivava a scadenza il mandato del Presidente della Repubblica corrispondeva casualmente agli anni in cui perdevano le elezioni. Quindi non è che diminuiamo rispetto alle garanzie attuali. Perfetto. Senta, il referendum è un istituto che ha dato un po' segni di età, no? Forse anche perché ha abusato. Voi però mi pare che in questa riforma in qualche modo lo rilanciate, perché avete aumentato il numero delle firme necessarie, però avete abbassato il quorum in alcuni casi. Ecco, lo spieghi meglio lei. Ha ragione, perché è un po' complicata la parte sul referendum, quindi cerco, non so se ci riesco a spiegarlo meglio. Beh, intanto rimane l'attuale referendum abrogativo. Voi sapete che oggi per i referendum abrogativi serve una raccolta delle firme, se indette appunto in modo popolare, 500.000 firme devono essere raccolte. Tra l'altro è completamente diverso il referendum costituzionale, perché è confermativo. Però che il comitato del Sì abbia raccolto le firme è un bel segnale. Io ringrazio anche tanti dei presenti che ci hanno dato una mano a raccogliere le firme, perché è stato un bel segnale di partecipazione. Però con 500.000 firme nei referendum abrogativi, perché poi la scelta espressa al referendum sia valida, occorre che abbiano partecipato il 50% più uno dei cittadini che hanno diritto di voto. Questa norma resta anche dopo la riforma costituzionale. Quindi chi vuole continuare a usare il referendum abrogativo nelle forme in cui lo abbiamo conosciuto in questi anni può continuare a farlo. Accanto all'attuale referendum abrogativo ne abbiamo introdotto uno nuovo, che prevede, se raccoglio 800.000 firme, sì, più firme, ma è anche vero che nel frattempo
ci sono più cittadini, la popolazione è cresciuta, ci sono più soggetti che possono autenticare le firme. I mezzi di comunicazione per sensibilizzare sui temi sono diversi, così come i mezzi di trasporto per andare a firmare. Però più firme, 800.000 firme, in cambio il quorum, perché quel referendum sia valido, dipende da quanti hanno partecipato alle ultime elezioni politiche. Quindi è molto più basso il quorum di quello attuale, quindi è più facile che un referendum abrogativo possa andare a buon fine. In più abbiamo introdotto anche dei referendum di carattere di indirizzo, consultivi, che oggi non prevede la nostra Costituzione. Certo. Quindi abbiamo cercato di aumentare quegli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica, alla vita delle nostre istituzioni, alle scelte che vengono fatte in Parlamento. È ovvio che ci devono essere delle cautele, perché altrimenti passiamo dal sistema parlamentare, che tutti vogliamo difendere, tutelare, nel quale ci riconosciamo, a un sistema che si basa sulla democrazia diretta, in cui il Parlamento poi non conta più niente. Allora giustamente si deve sempre trovare un punto di equilibrio, come hanno previsto sempre anche i nostri costituenti. Avete poi aumentato le firme necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare da 50.000 a 150.000. Alessio ci dice così, ci fa cattiva pubblicità, che sembra che abbiamo peggiorato tutto. No, è giusto, anche perché è aumentata la popolazione. Ma io mi chiedo, però non sarebbe importante anche avere una certezza che queste proposte di iniziative, non dico vengono approvate perché il Parlamento le può, ma vengono almeno discusse, perché nel passato tante proposte sono rimaste nei cassetti. Forse questo si aspettano sì, i cittadini. Ed è quello che abbiamo fatto in effetti con la riforma costituzionale, perché è vero, abbiamo aumentato le firme per le proposte di iniziativa popolare, perché da 50.000 passano a 150.000, ma è anche vero che abbiamo previsto per l'appunto l'obbligo per il Parlamento di esaminare queste proposte di legge, perché non mi sembra di sbagliare, ad oggi non è mai stata approvata una legge su proposta di iniziativa popolare. Non mi vedi che non sono cattivo, quindi ho dato un assist. No, ma sta scherzando ovviamente, anzi io credo che sia fondamentale che ci siano domande che portano a mettere in luce, però contro, perché ciascuno si possa fare un'opinione in modo informato e consapevole, perché è una responsabilità enorme andare a votare per il referendum, certo. Bellissima ma enorme per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi al referendum ha in mano non il futuro di questo governo o di questo partito, che se vogliamo non è fondamentale, ma ha il futuro del paese. Noi andando a votare al referendum non scegliamo il futuro dei prossimi 6 mesi dell'Italia, ma dei prossimi 30 anni. Certo. Quindi andarci in modo informato, serio, responsabile, credo sia nell'interesse di tutti noi. Senta, quest'anno abbiamo celebrato un anniversario del primo voto delle donne in Italia, no? Nel 1946. In questa riforma costituzionale è previsto qualcosa sulla parità di genere, parità dei sessi? Abbiamo previsto in Costituzione, sancendolo quindi in modo molto forte, che si debba rispettare l'equilibrio di genere anche nella rappresentanza nelle nostre istituzioni democratiche, quindi anche ovviamente in Parlamento. È ovvio che non si possa assicurare la parità, perché poi i cittadini devono poter scegliere, però devono essere previste delle norme che consentano di favorire questo equilibrio di genere. E lo dico a 70 anni dal voto delle donne, e noi lo abbiamo cercato poi di applicare anche in tutte le leggi elettorali, dall'Italicum a quelle per il Parlamento europeo o per, diciamo, per anche i consigli regionali, norme di indirizzo che poi ogni regione dovrà attuare, perché la partecipazione di entrambi i generi non è una questione di donne o di femminismo o di rivendicazione delle donne, è una questione di democrazia. E peraltro nel nostro partito io credo che molti uomini l'abbiano votata volentieri, perché con questo segretario, con Renzi, rischiano che serva a loro per avere la rappresentanza in Parlamento. Quindi in realtà non è così detto che sia per le donne, è per garantire la parità a entrambi. Senta, mi ha colpito l'articolo 6, perché dice che i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni. Mi ha colpito perché lo trovo talmente pleonastico, è come dire alla maestra che deve andare a scuola, al medico curare, ma c'era davvero siamo arrivati ad un livello di assenteismo parlamentare per cui bisogna metterlo in Costituzione?
Se devo essere sincera, io non credo che fosse necessario metterlo in Costituzione, ma non perché non ci siano assenteisti anche in Parlamento, per carità, ma perché in Costituzione non è necessario proprio scrivere tutto. C'era, ora non mi ricordo quale partecipante dell'Assemblea Costituente, che diceva ma ci mancava che ci scrivessero, ma in quella di allora l'orario dei treni, la Costituzione non può scrivere tutto. È vero che è stata una norma che ha cercato di dare un segnale di serietà ad un dovere che ciascuno di noi dovrebbe comunque sentire come naturale, senza bisogno che sia scritto nella Costituzione. È ovvio che ciascuno di noi deve sentire il dovere di andare in Parlamento, come ciascuno di voi sente il dovere di andare a lavorare la mattina, perché quello è il nostro lavoro. Per di più è un lavoro che, io dico sempre, è anche un onore, perché comunque tu lì non rappresenti solo te stesso, tu rappresenti una comunità che per un periodo di tempo limitato però ti ha chiesto di rappresentarla, e quindi non rispondi solo di te, in qualche modo sei il portavoce di tanti uomini, di tante donne che ti hanno dato fiducia, che ti hanno chiesto di rappresentarli nel luogo più alto della democrazia del nostro paese. E io ci credo fermamente, perché siccome sappiamo tutti quanto è costato al nostro paese avere un Parlamento democratico che potesse legiferare, che potesse scegliere, che potesse decidere nell'interesse dei cittadini, io non credo semplicemente che basti presentarsi lì la mattina, quello è scontato. Ci si deve andare con la consapevolezza dell'onore che in quel momento abbiamo di rappresentare i cittadini, e forse qualcuno anche nei toni, nelle parole che usa, nelle espressioni che ha in Parlamento, dovrebbe ricordarsi che parla a nome di tanti cittadini che forse da certe espressioni volgari e certi toni non si sentono rappresentati. Prima di riportare le due obiezioni del fronte del no sul metodo, un'ultima domanda riguarda la decretazione d'urgenza. Credo da 20 anni sentiamo i Presidenti della Repubblica che dicono adesso però basta con i decreti d'urgenza, basta. Mi pare che in questa riforma c'è un limite alla decretazione d'urgenza. I Presidenti della Repubblica hanno ragione, nel senso che il decreto legge dovrebbe essere lo strumento proprio estremo, diciamo così, quando il Parlamento non riesce a decidere su misure che sono invece molto urgenti e sono necessarie, che quindi vanno fatte subito, e quindi il Governo prende l'iniziativa e presenta un decreto legge in Parlamento. Purtroppo in questi anni se ne è abusato da parte di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, anche perché era l'unico modo per far fronte ad un sistema attuale bicamerale che molto spesso comportava dei tempi che non erano adeguati al risolvere dei problemi che invece erano immediati. Io faccio un esempio piccolo, ne potrei fare mille, ma ora pensando anche all'ultimo decreto legge che abbiamo approvato sugli enti locali in questa settimana definitivamente, per esempio abbiamo inserito una norma che prevede un risarcimento immediato a prescindere dalle cause giudiziarie che poi ci saranno, che accerteranno le responsabilità, ma immediato, di 10 milioni alle famiglie vittime della tragedia ferroviaria in Puglia. Allora lì ha senso intervenire subito, perché se dobbiamo aspettare 5 anni per dare un riconoscimento, un segno tangibile di vicinanza a quelle famiglie, a quei feriti, non ha senso. Se però abbiamo un sistema parlamentare che funziona meglio, e questo è l'obiettivo principale della riforma, darci un Parlamento che è in grado di decidere in tempi certi, non è più necessario ricorrere costantemente ai decreti legge, quindi riattribuiamo al Parlamento quella centralità nel legiferare, nel decidere, che deve avere. E in più abbiamo introdotto anche dei limiti sui decreti legge, quindi quando dopo la riforma ci sarà comunque magari l'esigenza di intervenire con dei decreti legge, questo può avvenire però con dei limiti più ristretti rispetto a quelli attuali. Senta, le leggo quello che scriveva un costituzionalista su Repubblica: chiunque intende il referendum d'autunno sulla Costituzione come un plebiscito
pro o contro il governo, fa un errore di grammatica istituzionale. La Costituzione non è un regolamento condominiale, non si riforma per comodo di chi governa, né si respinge se l'attuale governo non ci piace. Io invece ho un forte timore che molti andranno a votare votando sì o contro Renzi. Ecco, questo è sicuramente un errore, ma non c'è un po' di responsabilità anche vostro nell'aver forse personalizzato troppo questo referendum? Io dico sempre, c'è sempre una soluzione. Noi non dobbiamo personalizzare, i cittadini devono personalizzare però, perché noi possiamo evitare di personalizzare se ciascuno di voi sente questo referendum come la propria battaglia, come la propria scelta, come il proprio investimento sul futuro, non quello del governo. Noi non parliamo più, abbiamo detto, di che cosa succede a ciascuno di noi, al governo, se va male il referendum, perché vogliamo parlare di quello che si può costruire di bello per il paese con questa riforma. È vero però che mi sembra difficile immaginare che se il referendum dovesse andare male, e io sono convinta che non andrà male, ma se dovesse andare male, le opposizioni che più o meno ci chiedono le dimissioni tutti i giorni senza aver fatto niente, improvvisamente ci dicano no, ma restate pure, che volete che sia, si può andare avanti facendo finta di nulla. Questo sinceramente mi sembra difficile da immaginare quando c'è una scelta così importante su cui siamo chiamati tutti a dire come la pensiamo. Però è vero che la scelta del referendum non è una scelta sul governo, non è una scelta sul Presidente del Consiglio, non è una scelta nemmeno sul Partito Democratico, e lo dico da una festa dell'unità del Partito Democratico. Io mi auguro che tante persone che magari non hanno mai votato PD, forse cominceranno a votarlo dopo il referendum, magari non lo voteranno mai, però scelgano di votare a favore del referendum, perché scelgono di votare a favore del proprio futuro, perché vogliono bene all'Italia, perché vogliono che funzioni meglio, che sia più semplice, che sia più stabile, che sia più moderna, e soprattutto perché ci sono tanti uomini e tante donne che hanno creduto per anni a promesse di riduzione del numero dei parlamentari, di superamento del bicameralismo paritario, di un migliore rapporto tra regioni e Stato, di un superamento delle province, non del nostro partito, perché noi l'abbiamo detto e l'abbiamo mantenuto, di altri, e oggi perché dovrebbero votare contro a queste idee che magari hanno sostenuto e nelle quali hanno creduto per anni, solo perché siamo stati noi a renderle possibili? Quindi io credo, spero, che il voto per il referendum sia un voto per l'Italia. In conclusione, vorrei darle un assist favorevole. Sono andato a recuperare il verbale dell'Assemblea Costituente di lunedì 22 dicembre 47, seduta pomeridiana, quello in cui fu approvata la Costituzione. Lo dico perché sento molti nostalgici che considerano la Costituzione una sorta di Bibbia intoccabile. Bene, sentite cosa diceva Meuccio Ruini, che era il presidente della Commissione del 75, quello che aveva fatto da relatore. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione che richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà. La Costituzione sarà gradualmente perfezionata e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. State attenti a quello che diceva: noi stessi e i nostri figli rimedieremo alle lacune e ai difetti che esistono e sono inevitabili. Penso che questo vi possa aiutare in questo percorso di riforma, no? Credo che sia un buon auspicio essere nel solco della riforma, e credo anche che questo sia un altro dei punti di forza di questa riforma costituzionale. Noi non abbiamo modificato l'articolo 138, non abbiamo modificato la procedura di revisione della Costituzione. Stiamo modificando la Costituzione nel pieno rispetto della procedura che i costituenti vollero. Questo lo ricordo a qualcuno che ha fatto scelte diverse quando è toccato a lui proporre riforme della Costituzione e che oggi se ne è dimenticato. Grazie.
Grazie. Grazie a voi. Spero che sia stato. Ringrazio tutti, anche i telespettatori e le telespettatrici, e arrivederci, perché parleremo ancora di referendum costituzionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie anche al direttore De Paoli. Un pensiero da parte dei volontari del Partito Democratico della festa al ministro Maria Elena. Dalla carrozza alla lucciola, la carrozza è l'inizio di questa festa, era un piccolo locale dove si dava panini al salame e bicchiere di rosso. Oggi abbiamo 10 stand, 100 e passa volontari, e sono lieti di omaggiarla di questo ricordo. Grazie. Grazie a tutti voi per la partecipazione. Lunga vita alla festa, allora. Grazie.